Ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un profumo straconosciuto, strafamoso, di Dolce & Gabbana. Stiamo parlando di Dolce & Gabbana The One, versione Eau de Parfum classicissimo. Un profumo veramente speciale per me. Ovviamente ha accompagnato una parte della mia adolescenza. In realtà avevo già più di 18 anni, quindi diciamo post-adolescenza. Quindi lo ricollego un po' a tutto ciò che per me è stato crescere, affrontare le prime esperienze. Mi faceva sentire un sacco più grande della mia età. E quindi mi ha proprio accompagnata nella crescita. Questo profumo nasce nel 2006 e Dolce & Gabbana ne andava così fiero, infatti ha avuto un successo strabiliante, il The One. Stiamo parlando di un profumo orientale floreale ed è un profumo veramente molto dolce, non un dolce gourmand, bensì un dolce fruttato. Io questo profumo, se dovessi abbinarlo subito a una nota olfattiva, nonostante comunque ce ne siano un sacco all'interno della sua composizione, lo abbino subito alla pesca. È un profumo molto pescato. Io adesso l'ho spruzzato sul braccio un'oretta fa. L'apertura è molto fruttata, è molto indicativamente molto incline alla pesca, quindi a chi piace molto il profumo della pesca qua la trova molto molto sprigionata per tutta la proiezione del profumo in realtà. Le note iniziali sono tutte fruttate, il lici, il mandarino, il bergamotto e ovviamente la nostra amata pesca. Dopodiché iniziamo a trovare ovviamente i fiori, il mughetto, la prugna e il gelsomino, per poi terminare con le note poi di fondo con l'ambra, il muschio, la vaniglia e il vetiver. La piramide olfattiva è molto standard, quindi abbiamo all'inizio tutta la frutta. Quindi abbiamo il bergamotto che dà l'istinto di super frizzantezza, per poi durare veramente pochi secondi e arriva subito la pesca, pesca matura, pesca proprio molto fruttata. Molto simile, se vogliamo dare una definizione, a Tresor, se ecco così lo abbinerei, più a Tresor, quelle pesche importanti. Spicca, a mio parere, il mughetto, quindi questa è una sensazione bellissima, la pesca. Si sente ovviamente il gelsomino, si sente ovviamente la prugna, però a mio parere dopo questo enorme arrivo della pesca iniziale si è subito dopo il passaggio al gelsomino e subito al mughetto. Le note di fondo invece permangono un sacco di tempo sulla pelle e i protagonisti del dry down di The One a mio parere sono l'ambra e la vaniglia. Un profumo davvero molto femminile, se vogliamo anche a volte strutturato banale, però ha una combinazione fruttata floreale così perfetta che è un profumo davvero molto sofisticato. Parliamo adesso della sua persistenza, perché è un profumo che davvero mi ha sbalordita. Tempi or sono, ovviamente quando l'ho acquistato non è che facessi tanto caso alla persistenza, al sillage. Se c'era un profumo buono io mi innamoravo, lo usavo per un sacco di tempo, poi mi stancavo e ne compravo un altro. In realtà poi, appassionandomi, facendo la collezione, ho capito tantissimi processi, procedimenti e tutto quanto. Stiamo parlando di 12 ore sulla mia pelle, sui vestiti rimane tantissimo anche durante i giorni proprio. Il sillage è veramente spaziale. All'inizio ovviamente quando si hanno queste note di pesca, agrumi, quindi tutto ciò che richiama molto l'olfatto, si ha un boom enorme. La scia è spaziale, come vi dicevo prima. Lasciate una scia molto avvolgente, molto femminile, molto sofisticata, quindi direi un 9 su 10. È un profumo che considero tra le migliori creazioni di Dolce & Gabbana, a differenza di altri profumi di Dolce & Gabbana che trovo un pochettino opulenti, però non particolarmente sofisticati, ecco. Se magari un profumo di Chanel, io lo ricollego davvero, ma senza andare a pensare alle marche, a profumi davvero molto sofisticati, Dolce & Gabbana non sempre lo abbino alla sofisticatezza, lo abbino sicuramente a un profumo molto buono, un profumo complesso, un profumo che distingue donna e donna e donna. Ci sono ovviamente un sacco, noi donne siamo sfaccettature a migliaia proprio, no? Però questo è uno dei profumi più eleganti che ha fatto la Maison di Dolce & Gabbana. Molto avvolgente, molto molto, come dicevo, pescato come profumo, quindi se non vi piace la pesca non andate neanche a sentirlo. Dal 2006 diciamo che è uno dei profumi che le donne, ma anche la versione maschile di The One, è spettacolare, mi piace tantissimo, sono stati tra i più utilizzati. Ragazze, quindi se amate i profumi fruttati,